Piazza Sidra Preco. Ma perché? Perché... le valigie, vuoi dormire col pigiamino? Sì, sì, andiamo. Venire tutti al vostro albergo. Un momento, quale albergo? Io parlare di quest'albergo dove puoi trovare camere per le tue ragazze del nostro gruppo. Un drink? signorina, volevo farle vedere la sua camera. Mio camera qui? No, la sua camera non è qui, è sopra, nella dépendance. Ma lei chi? Che cosa fanno da casa mia? Dov'è mio marito? Spreken Sie Deutsch? Ma che Spreken Sie Deutsch? Dov'è mio marito? Nicht verstehen. Ah, nicht verstehen. Ah, tu sorella. Ma che sorella? Dov'è? Ma non capisci che noi sappiamo che Hitler è vivo, non solo, ma fra poco sapremo anche dove è nascosto Hitler. E chi ve lo dirà? Lui. Chi lui? Il cugino. E il cugino ve lo viene a dire a voi due? Non a noi due. E a chi? A me solo. E se lo fotografassimo? Oh sì, certo sarebbe un'occasione unica. Dai, scappa. Meno male l'hanno bevuta. Ja, mein Führer. Buonasera, senta, io sono la signora Bidetti. E io la signora Pasolini. Hanno fatto il servizio? Beh, stanno ancora parlando con Iki. Perbacco. Si possono muovere. Però io qui, il rollino con le fotografie. Ah, grazie molto. Oddio. L'hanno pubblicato. Vuoi sapere dove è Hitler? Noi? Ecco, come facciamo? A sapere dove è pure. Guardi, è stato tutto un equivoco, poi le spiegheremo. Ma che, professore? Io sono il colonnello von Gruber delle SS, segretario generale del movimento neonazista per la rinascita della grande Germania di Adolf Hitler. Ero io. Guardi un attimo. Guardi. Heil Hitler! E poi torno da mia madre, ecco! Ho paura che torneremo tutti da nostro padre, quello celeste. Speriamo che venga qualcuno! No, speriamo che non venga nessuno! Perché? Perché se viene qualcuno, suona il campanello! E allora? E allora la scintilla fa scoppiare tutto! Ma come avete fatto sapere che io sono vivo? Colossale.